Mezzogiorno nazionale si riunisce a Benevento con il leader Pasquale Viespoli per una riflessione pubblica sul governo della città, dove campeggia da una parte il dissesto e dall'altra la disgregazione politica con l'ultima vicenda di rottura tra il sindaco e il vice sindaco. Il dissesto è stato una fuga dalla responsabilità e dalla verità, andava fatta l'operazione trasparenza. Oggi ci confrontiamo ancora una volta, continua Viespoli, per un esercizio di etica pubblica e per ricostruire una opposizione all'alternativa rispetto ad un governo che non funziona. L'iniziativa di stasera non è un'iniziativa solo di contestazione, è anche un'iniziativa che porrà l'accento su temi programmatici per rilanciare la prospettiva della città. Che il dissesto è stata un'occasione persa, è stata una fuga dalla responsabilità e dalla verità, perché andava fatta un'operazione di trasparenza e di ricostruzione attraverso il debito della storia della città. Forse non è stato fatto perché ci saremmo accorti e tutti si sarebbero accorti che siamo passati da un dissesto all'altro, da un centrosinistra all'altro, da Mastella leader a Mastella sindaco. Questo è il percorso della vicenda del dissesto nella città. E poi c'è il resto, c'è il problema dell'inadempienza rispetto alla visione, rispetto al progetto. Cioè la città non esprime più tensione, non esprime più mobilitazione, è una sorta di lento degrado che va dalla città a strapaese, ma non nel senso letterario, non nel senso novecentesco, nel senso geografico, nel senso, come dire, del paesone, senza offesa per i paesi che hanno storia, cultura e tradizione di questa provincia.